Ciao a tutti, oggi facciamo un tutorial su come smontare testa e pistone cilindro della Vespa PX 125, 150 e 200, in questo caso è un 150 elettronico dell'82, senza togliere il blocco motore dal telaio, e così almeno se qualcuno vuole magari fare manutenzione o magari vuole fare una lavorazione senza magari fresare i carter, i travasi e via dicendo, solo cambiare la testa e pistone cilindro lo può fare senza togliere tutti i cavi e tutto il blocco motore. Allora, cominciamo col togliere la pipetta della candela con il relativo cavo candela. Poi prendiamo una chiave della candela. Così almeno possiamo toglierla. E cominciamo a smollarla. Poi prendiamo una chiave da 11 per togliere questo bullone qua che tiene praticamente la cuffia del motore. Poi prendiamo un cacciavite a taglio per togliere la vite che c'è sotto che tiene la cuffia sopra il copriventolo. Questo punto qua possiamo togliere la cuffia. E qui abbiamo la testa e il cilindro. Questo cavo qua lo spostiamo che non ci dà fastidio adesso. Questi qua sono i cavi, uno dell'aria per tirare l'aria freddo, per l'avviamento freddo, e questo dell'acceleratore. Perché io ho già smontato il carburatore per fare un altro tutorial, perché tanto questa Vespa va restaurata, però nel caso vostro che dovete solo togliere questo sarebbe stato montato nella sua scatola carburatore. O filtro, dite come volete. Adesso prendiamo una chiave da 11 per svitare i quattro dadi della testa. Li svitiamo a croce i dadi per fare in modo che così li svitate con calma, senza problemi. Anche quando, a parte quando si svita, anche quando si avvita specialmente, bisogna svitarli a croce per evitare appunto che non magari c'è troppo tirato troppo da una parte o troppo dall'altra. Adesso svitiamo. I quattro dadi. Allora, uno. Due, poi c'è questo qua che è lungo. Ricordatevi quello lungo che è sopra, perché è quello dove poi si avvita la cuffia. Nel caso che avete paura di dimenticarvi la posizione delle cose, fate le foto prima di svitare, così
così avete un promemoria. E il quarto. Adesso tiriamo su piano piano la testa, mettiamo una mano sotto perché ci sono le rondelle, se no le perdiamo. Mettiamo una mano così. Praticamente questa è la testa, originale Piaggio. Sotto avevamo praticamente le rondelle. Sono delle rondelle che sono un po' concave e quindi quando si va a tirare smorzano le vibrazioni. Non c'è rischio che praticamente si svitano i dadi. Adesso per il momento portiamo in cima il pistone, così non va la porcheria all'interno del motore. Adesso, il discorso qual è? Se noi proviamo a sfilare il cilindro, va a toccare contro la carrozzeria, non riusciamo a toglierlo. Allora siamo obbligati a togliere i prigionieri, che sono quattro. E allora bisogna fare il controdado. Per fare il controdado, come si fa? Si prendono due dadi di quelli della testa e si avvitano sul prigioniero. Prima si avvita uno e poi avvitiamo l'altro sopra. Dare il controdado si fa così praticamente. Un dado che è quello sopra lo avvitiamo, invece il dado quello sotto facciamo per svitarlo. Così lo avvitiamo, praticamente uno svitiamo e l'altro avvitiamo uno contro l'altro. Così facendo quella pressione lì loro rimangono bloccati fra di loro e diventano un tutt'uno. Così a questo punto noi col dado quello che è più vicino al cilindro, quello inferiore, possiamo svitare e viene indietro tutto il prigioniero e lo possiamo togliere. Però prima di svitare i prigionieri prendiamo un calibro o anche un metro, se non un calibro, e misuriamo la profondità che c'è dai prigionieri ad appoggiare il cilindro e vediamo che c'è 40 mm, cioè 4 cm. Voi mi direte perché fai questa misura? Così poi quando vado a rimontare i prigionieri so a che profondità devo avvitarli, perché se no poi non posso sapere, posso andare a occhio, ma ho rischio poi di sbagliare. Togliamo uno. Il prigioniero è venuto. Adesso prendiamo le due chiavi e andiamo a togliere, fare la cosa opposta con le chiavi praticamente per andare a recuperare i dadi che ci servono per l'altro prigioniero, praticamente. Adesso facendo questo andiamo a recuperare i dadi. E così lo possiamo fare, facciamo fare lo stesso procedimento, lo possiamo fare per gli altri tre. Qui c'è un po' di sporcizia, a volte a mano non ce la fai ad avvitarli. Facciamo la stessa cosa, controdado, usiamo quello inferiore per svitare. Praticamente così, quello inferiore e si svita. Sono i fili in mezzo, adesso cerchiamo di spostarli con queste guaine che non danno fastidio. La marmitta io in precedenza l'ho già smontata, perché a smontare la marmitta c'è una chiave, c'è un dado che tiene qua dove c'è l'uscita del cilindro e poi c'è un bullone con la chiave 17, un dado con la chiave 17 da svitare, un bullone lì da svitare dove si appoggia al braccio del blocco motore, quindi ho detto inutile far vedere quello che è una cosa elementare. E torniamo subito al sodo a far vedere come si smonta il cilindro, che è quello per cui facciamo il filmato. Adesso
Togliamo il terzo, mettiamo sempre il controdado, questo qui originariamente nasce che non ha la guarnizione tra testa e cilindro, ce l'ha solo tra cilindro e carter. Deve averla, poi magari può anche capitare che non c'è perché essendo usata la Vespa qualcuno ci ha messo le mani prima può averla eliminata magari la guarnizione, tanto essendo motore ad aria non ha perdite anche se elimini la guarnizione del cilindro. Comunque adesso poi lo vediamo se c'è la guarnizione o no del cilindro. Abbiamo tolto il terzo prigioniero, adesso procediamo poi a togliere il quarto, che sarebbe anche l'ultimo. Facciamo, evitiamo sempre il controdado. Mettiamo uno, evitiamo l'altro. Poi uno teniamo fermo e l'altro avvitiamo. Così. Adesso procediamo a svitare il quarto prigioniero. Però vedete che vengono via abbastanza bene. Massimo, se voi fate fatica a farli venire via, tirate un po' sul cilindro e mettete un po' di olio dove c'è il prigioniero, un po' di svitol, in modo che riesca a venire via. Allora, adesso, come potete vedere, tutti quattro i prigionieri sono stati tolti. Adesso cosa facciamo? Teniamo fermo il cilindro, facciamo girare l'albero motore fino a che il pistone va al punto morto inferiore, cioè come più in basso possibile. A questo punto qua non abbiamo altro che da fare che sfilare il cilindro, tenendo giù il pistone. Andiamo su piano piano a sfilare il cilindro. Ci deve passare giusto giusto. Si tribola un po', però è obbligato a venire, togliendo perché vengono tolti i prigionieri. Eccolo qua. Il cilindro, come vedete, è uscito, è in perfetto stato. Questo motore qua è in ghisa originale Piaggio 150 cilindrata. Questa Vespa è esattamente, adesso guardiamo, 40.012 km e credo che questo cilindro sia il suo, non sia stato mai rettificato. Adesso lo verifichiamo con il calibro, prendendo la misura. Ecco è diametro 57, 57 e mezzo. Direi che può essere originale. Mettiamo da parte. Adesso a questo punto qua abbiamo il pistone che è da togliere dalla biella. Piano piano facciamo girare l'albero motore tenendo il pistone fino ad arrivare al punto morto superiore. E vediamo che qua ci sono dei seggior da togliere. Però onde evitare che i seggior magari facendo la manovra di toglierli vadano a cadere nel carter, più che cadere, saltare nel carter, mettiamo uno straccio lì in modo che siamo sicuri che lui non può scappare e saltare via. Adesso prendo una pinza da seggio e tolgo il seggio. A questo punto qua qui dobbiamo togliere anche il seggio dall'altra parte per poter battere e spingere lo spinotto, o se no battiamo direttamente da lì in qua per far uscire lo spinotto. A meno che siamo fortunati che lo spinotto sia morbido da far uscire, allora prendiamo una pinza da seggiori interni, lo mettiamo dentro, muoviamo così,